Lesson 5 is about things. First, describing and defining them. At the Centro Tempo Libero in Milan, Alessandro was chairman of a game of Guess the Mystery Object, and he began by explaining the rules of the game. Ognuno di voi mi potrà fare alcune domande, tipo di che colore è, che forma ha, di che cosa è fatto, a che cosa serve, e io potrò rispondervi solamente sì o no. Chi indovina vince. Ora cominciamo da un oggetto abbastanza facile. Serve per lavarsi i denti? No. È flessibile? No, non è flessibile. È rotondo? Guardato da un certo punto di vista è rotondo. È di pietra? Può essere anche di pietra? No, proprio no. È di metallo? Sì, c'è anche del metallo. Possono usarli i bambini sotto 12 anni? Sì, sì. È di grosse dimensioni? È di piccole dimensioni. Sarà una pila? Sì, è una pila. Bravo! Di che cosa è fatto? What is it made of? Di che cosa è fatto? If you're guessing what the thing is, could it be, say, sarà... Sarà una pila? Sarà di ferro? Now object number two, which is a paperclip. Una graffetta. È piatta? Sì, è piatta, direi. È lucida? Sì, è lucida. Sarà di ferro? Sì, è proprio di ferro. Hai detto che è piatta e che è di ferro. Sì. È per caso una lametta? No, non è una lametta. Che dimensioni ha? Piccole, pochi centimetri. Si può mangiare? Per carità, assolutamente. Si compra in cartoleria, per esempio. La usano molto le segretarie, poi viene usata, non so, per chi ha a che fare sempre con fogli, foglietti. Con... È una graffetta? Esatto, è una graffetta. Next, uno zampirone. Something for getting rid of mosquitoes. Le zanzare. What exactly is uno zampirone and how does it work? Daniela explains. Cos'è uno zampirone? Lo zampirone, non so esattamente che cos'è uno zampirone, cioè di che cosa è fatto uno zampirone. Però lo zampirone è una cosa speciale e te la posso mostrare. Dunque, questi sono due zampironi. Sono di colore verde, di forma rotonda. E sono due spirali che tu devi staccare prima di usarli. Lo zampirone ha un odore abbastanza acuto, non è buono, ad alcuni non piace, ad altri sì. A me, per esempio, non dà fastidio. Per usarlo basta accenderlo, come accendi un bastoncino di incenso, perché è l'odore dello zampirone che allontana le zanzare. Meno male. Bani di Luca is one of Italy's many spa towns. Daniela asked there about the treatments, le cure. In cosa consistono le cure? Senta, signor Bertani, parliamo delle cure. In cosa consistono esattamente le cure? Dunque, facciamo la cura dei fanghi. A cosa servono i fanghi? Ecco, i fanghi servono per la cura dell'artrosi, cioè dolori reumatici in maniera particolare. Normalmente vengono fatti 12 fanghi per poter ottenere l'efficacia specifica di questa cura. I vantaggi poi si sentono durante le stagioni invernali. When describing how something's done, the verb venire is often used. Vengono fatti 12 fanghi. Viene steso al sole. Viene steso al sole. It's spread out in the sun. That's what happens to the carpets in Alba Todisco's tintoria. Signora Alba, nel vostro negozio voi pulite vestiti e anche tendaggi e tappeti?
Certamente, noi abbiamo un lavaggio di tappeti e anche proprio persiani, anche in acqua, e vengono bellissimi. Come si fa a lavare un tappeto in acqua? Cosa vuol dire? Vuol dire che lo laviamo e poi dopo lo sciacquiamo molto bene con acqua fresca, pulita, e poi viene steso al sole, viene proprio lavato come veniva lavato anticamente. Now the exercise. You've gone into a chemist's shop to buy some paper handkerchiefs. Unfortunately, you can't remember the word for tissues, and you can't see any on display. Mi dica, signora. Say, I'd like, but I don't know what they're called. Vorrei... Ma non so come si chiamano. You don't know how to say blowing your nose either. Say, they're made of paper and they're so big. Sono di carta e sono grandi così. Saranno fazzoletti di carta allora. Yes, that's right. Paper handkerchiefs. Sì, esatto. Fazzoletti di carta. Va bene. Allora, vengono venduti in questi pacchetti da 5 o in scatole da 100? Quale preferisce? A box of 100, please. And you'd also like something to get rid of mosquitoes. Una scatola da 100, per favore. E vorrei anche qualcosa contro le zanzare. Da capire. Back to bagni di Lucca and the terme. Bagni di Lucca caters for people with respiratory ailments which require a treatment known as aerosol. Is the water used hot or cold? And is the temperature always constant? Senta, ho visto anche che fate l'aerosol e altre cure. Sì, facciamo appunto delle inalazioni, sono inalazioni con acque, con le nostre acque, cioè con le acque delle terme di Bagni di Lucca, che servono per guarire l'apparato respiratorio della persona. Ecco. Senta, ma quest'acqua esce dalla sorgente calda e a quanti gradi? Esatto, esce dalla terra praticamente a 54 gradi centigradi. Senta, durante l'inverno l'acqua mantiene la sua temperatura invariata oppure no? Sì, la temperatura dell'acqua è sempre costante durante tutto l'anno, non cambia mai, ecco. Durante i mesi invernali non viene utilizzata perché gli stabilimenti termali sono aperti da marzo al 30 di novembre. Many famous people went to Bagni di Lucca, and Signor Bertani would like to see the place regain its past glories. Senta, si ricorda qualche nome famoso di personaggi famosi che sono venuti qui nel passato? Sì, beh, qui oltre Paolina Bonaparte, per esempio, è venuto Schilling, Byron, famosi scrittori inglesi. Puccini è venuto a Bagni di Lucca e su Bagni di Lucca ha scritto dei pezzi magnifici. Ecco, Bagni di Lucca, dico, nel passato era veramente la stazione termale più importante d'Europa.